Altre due considerazioni. Dunque, perché si fanno i rigassificatori? Adesso, perché questa è una cosa importante da dire, perché non è che le società proponenti la mattina si alzano e dicono adesso andiamo a fare un rigassificatore. No, i rigassificatori vengono proposti in base a delle linee che vengono tracciate dai governi. Ricordo, governo di centro-sinistra e governo di centro-destra, che ha comunque, poi dopo magari se avremo il tempo parleremo anche delle agevolazioni che vengono date alle società proponenti per costruire questi impianti. Dicevo, le linee sono state tracciate dai governi. I governi sono che in qualche modo cercano di implementare questa costruzione di impianti per una semplicissima necessità. La necessità è quella di rendere il paese il meno dipendente possibile dai dubbi fissi. Questo è la, come posso dire, la ragione principale per cui vengono costruiti questi impianti. Oltre ad aumentare, oltre a portare un aumento di portata, ad un aumento di quantità di gas disponibile, comunque la ragione principale è quella di rendere il paese meno dipendente dai tubi fissi. Questo è per dire che non è che una mattina si alza e dice adesso andiamo a fare un rigassificatore perché ci divertiamo. Dunque, per quanto riguarda Allora, due parole per quanto riguarda il turismo. Abbiamo visto che altri impianti sono stati, abbiamo anche degli altri esempi, uno per tutti è l'ultimo impianto che è stato costruito adesso a 14 km dalla costa, ricordiamo che noi stiamo 20 km oltre, quindi noi stiamo a 34 km, è stato costruito a Portoviro, che è un impianto completamente diverso dal nostro, che ha tutte le caratteristiche completamente diverse, e questo sono assolutamente d'accordo. Ma comunque sia, parlando del turismo, sta a 30 km da Venezia, questo per dire che non c'è, o perlomeno non è stato preso in considerazione dalla città di Venezia, che non penso che sia seconda a nessuno a livello di turismo, una difficoltà di questo genere. Piace ricordare anche quello che attualmente esiste a Panigaglia, che sta proprio a 2 km di Nadare da Porto Venere, molto prossimo, proprio a qualche chilometro dalle Cinque Terre e a qualche chilometro da Forte dei Marmi. Un impianto anche quello completamente diverso dal nostro perché le navi arrivano a terra, quindi le navi gasiere. Un minuto. Ah, ok, un minuto. Grazie. L'ultima cosa allora, l'ultima cosa proprio è quella dell'ABI, no? Diceva un po' di Falconara che nessuno. Ok. Però ricordiamo che. Prego? Dove? A Falconara? Beh, no, sto a Porto Recanati. Io signora sa, vivendo fra Porto Recanati e Loreto, quindi. Mi diletto più a Porto Recanati, ecco, comunque per dirle che. Volevo soltanto ricordare una cosa, che comunque sia vicino a 5-10 km da Falconara c'è Senigallia, capito? Facciamo sempre i dovuti rapporti, perché noi siamo comunque a 34 km, noi siamo a 34 km dalla costa. Un'ultimissima considerazione, dunque, l'informazione che è stata fatta da parte di Gas de France. Dunque, noi l'anno scorso, il 30 di ottobre del 2008, abbiamo fatto un'assemblea pubblica a Porto Recanati, dove abbiamo invitato tutti i cittadini abbiamo fatto proprio questi manifesti, che abbiamo fatto circa 200 incontri con politici, autorità, presidenti di partiti, segretari regionali e quant'altro. Si può terminare in qualche modo? Sì, e un'ultima cosa. Smetti, basta! Si può terminare, altrimenti. Sì, no, vado via. Cerchi di dire le cose precise, perché sinceramente io come politico non ho mai ricevuto niente, non sapevo che c'era stata questa assemblea. Scusa,
diciamo che l'ho già detto una volta, voi dovete cambiare chi vi si occupa di marketing, perché fanno l'informazione e non la sanno fare, oppure la sanno fare troppo bene e la fanno senza fare il marketing. Dai, in termini con precisione il suo intervento, prego il pubblico di accettare quello che dice, e poi dopo, avendo quella parola, potete parlare. Lei riesce a terminare? Mi dispiace se lei non è riuscito a sapere di questa cosa, perché se può chiedere ai cittadini di Porto dei Canali se effettivamente c'è stata o no questa assemblea pubblica. Certe cose non si fanno per scritto, vedi, questa sera l'abbiamo fatto, e qui non si fanno. Un'ultima considerazione e poi vi lascio. No, vi lascio nel senso, vi lascio continuare. Soltanto che adesso noi abbiamo in previsione di fare ulteriori azioni comunicative. E sarà comunque nostra cura, diciamo, avremo il privilegio di invitare anche voi il comitato. Vi ringrazio, scusatemi, e buon proseguimento. Grazie.